ci siamo conosciuti all'università. Conosciamo pregi e difetti l'uno dell'altro. Ognuno, la cosa bella è che ognuno dà sostegno all'altro nella parte mancante. Gli aspetti peculiari sono innanzitutto di Alberto sicuramente l'energia, la vitalità, la voglia di fare. Ti riesce a motivare in qualsiasi momento. Di Umberto la pacatezza, quindi quando magari ti trovi in una situazione un po', lui riesce a farti calmare. Qui c'è la parte verrà la cucina con penisola e isola. Si deve nascere per fare questo lavoro con certe cose. È la mia passione, uno si sveglia la mattina ed è contento di andare a lavorare. E la sera si ritorna a casa preoccupati dell'indomani, di quello che diciamo si deve affrontare l'indomani, ma con tanta voglia di continuare a farlo. Ad esempio gli appartamenti sono un'ottima occasione per progettare un appartamento per rendere soddisfatte due persone, quattro persone, un nucleo familiare, studiando le loro caratteristiche, i loro comportamenti, le loro abitudini, che è una cosa fondamentale, quindi dal camminare a piedi scalzi, allora a quel punto trovo un parquet che sia idoneo per quello. Il divertimento è creare uno spazio a misura d'uomo. Si monterà si metterà la carta da parati con una foto scelta dai committenti. Nella nostra professione a volte il cliente non sa cosa vuole, quindi devi cercare di capire i suoi gusti prima che lui ci arrivi. Le soddisfazioni sono queste: quando ti ringraziano, quando sono contenti e poi magari chiamano un amico e ti contattano per un altro lavoro. Questa è sicuramente la parte bella. La bellezza, diciamo che è una cosa soggettiva. Partendo di mezzia come un sarto l'ho plasmato nascondendo quello che in realtà volevo io, sono riuscito a plasmarlo per come piaceva a tutte e due. Abbiamo utilizzato la canaletta shooter, che è un ottimo sistema per poter appunto pavimentare la doccia. Quello che mi ha fatto fare il salto nella professione quando ero bambino è stato sicuramente un gioco semplice che sono i Lego, le costruzioni. Le classiche costruzioni mi accorgevo che mi piaceva sempre di più smontarle e rimontarle in una maniera diversa da quelle che erano nella scatola. Il bagno è piccoletto, però siamo riusciti a far entrare un po' tutte quelle che sono gli apparecchi igienico-sanitari. Spesso bisogna saper ascoltare gli altri. Molte volte possono essere gli altri, possono essere i fornitori, perché è chiaro che passano da loro sotto tutti i materiali che sono prodotti, per cui loro sanno realmente le qualità del prodotto. Fornitori che non impongono però quello che loro vogliono vendere, perché non interessa venderlo, ma impongono quello che loro cercano di vendere per far sì che comunque il progetto sia di ottima stesura.